many people died, in your opinion? Two is too many. They don't give the human rights. This is not from, this is an incident. Many people died. No, no, that's not correct. Ci troviamo davanti ad uno dei mondiali più discussi nella storia del calcio. The Guardian afferma che nel febbraio del 2021 sono morte più di 6.500 persone per costruire gli stadi. La FIFA ha risposto che 6.000 persone potrebbero essere morte per la costruzione di altre opere qui in Qatar. La FIFA non è la polizia o responsabile di tutto ciò che accade nel mondo. Pochi giorni fa, invece, il Qatar ha ammesso che la stima dei morti per la costruzione dei mondiali è tra le 400 e 500 persone. Chi ha ragione? A chi dovremmo credere? Sono andato a chiedere a un po' di gente che vive la città prima dei mondiali cosa ne pensassero. What do you think about the people who died who built the stadium in Qatar? That's not good, first of all. We can do better on that. Okay. But the people died. Yeah. It has already happened. What? It has happened. So we can't change at the moment. No, nothing. We can't. How many people died, in your opinion? I don't know. Two is too many. You know that many people died to build the stadium in Qatar. Speak English? Yes. Yeah, died is English. Qui ci ha passato il suo telefono con il traduttore per comunicare meglio. You understand now? It's true. Or no? No. I don't know. Too much people. Is die. False story. I don't know if speak English too much. This fake news. No, it's not fake. It's news. It's not fake news. I don't know how much and don't have any friends for this world. Okay. Una sera ci siamo trovati in macchina con un altro tassista e ci ha detto cose di cui tutti siamo a conoscenza, ma quando le senti dal vivo fa un altro effetto. Are you happy to be We expected different. I'm thinking so also. They invested $200 million or billion, I don't know. Billion. Where they invested? Only in stadiums? Where is this money? It's a small country. 11,000 kilometers. If they invest $200 billion, they can develop all the country. They concentrate all in Doha. You think it's too much? They centralize everything is here. We heard from television that are dead too much people building the stadiums. It's true. In your opinion. Sorry? A lot of people died. Yes. Who's died for building the stadium. Actually, they don't allow media to come here. They don't give the human rights. Everything is not so easy here. Ma detto che chi comanda ha coperto molte cose anche riguardo alla situazione dei lavoratori e delle cose che non vanno bene. I needed 7 years to come here. So you have a sponsor now? You have to pay him all the months? Yeah, all the months. You are here with your family? No. I cannot afford them here. It's costly. One room rent is more than 2,000. One room. Not a house. Room. A month. For a month. If I bring my family here, one room is not enough. I need a house. You live with other guys? Yeah, with other guys. How much you are in the house? We are four person in the room. It's a small room. It's same like your toilet. But you have one is down, second room. Like a castle, yeah. And you have the kitchen or only the room? Kitchen is common for everybody. All with other rooms, with other people. Okay. Also for the toilet is common. Yeah, it's common. Everything is common. You tried to go to another country, not only Qatar. Why you choose Qatar? There are so many countries. No, because actually Bangladesh is blocked from the most of the country. It's not so easy to go other countries. You can't. They don't allow it. Okay. And you have some objective in the next year? You think that you can do more that you can? No, still. I'm newly married. I came here 1 hour. I left my wife. I need to pay this every month, 3,000, 3,000, you know. Yeah, the car. It's not so easy, everything. Yeah. Pressure. Why for you also your colleague also? Does that the situation here is so good, there are no problem. They are scared about their sponsor? Yeah, most of the people are scared. And if I say something against Qatar will ban me. But before the World Cup,
up, no? They think that will come too much tourist. They told you to talk good about the place, about the situations. It is just advertising. What? Advertising. People doesn't know inside what is inside. Now you came here, you know. Molti dei lavoratori appartengono al sistema kafala. Il sistema kafala è una sorta di sponsorizzazione e patrocinio che regola le condizioni contrattuali tra i lavoratori stranieri e il loro sponsor locale, che di solito è il loro datore di lavoro. Coloro che sostengono i diritti dei lavoratori chiedono che questo sistema venga abolito o rivisto, alla luce delle proteste contro il razzismo. Si sostiene che gli operai hanno lavorato con temperature superiori ai 38 gradi per costruire strade, stadi e hotel. Strutture che si sono rivelate esagerate, hanno voluto fare il passo più lungo della gamba. In questo momento mi trovo al Vida Park, che è un parco allestito apposta per contenere gente per il mondiale. Non so se state vedendo, ma c'è veramente pochissima gente dietro di me. Ho voluto chiedere proprio a loro, che fanno parte di questo sistema, cosa ne pensassero dei mondiali qui in Qatar. How many years do you stay here? 4 years. 4 years. You like dog? Do you like dog? What do you think about the people who died to build the stadium? It's true. Yeah, my company already I'm working for stadium. So the stadium 97 stadium. My company working. Everybody okay. Good. Your friend is not died. Huh? No. Ah, no. All friend, 4-5 other company, all working for friends. Not a problem. Another stadium, no, I don't know. Lucel and 974, I'm working, but no problem. What do you think about World Cup? Good? No problem. Yeah. What do you think about that the people died to build the stadium? Why? To build the stadium. Why die? For the sun, you know what I mean? I know. Who is, how many days ago? This is not from, this is an incident. Incident? What's your name? Yeah, my name is Prince Dacosta Abuachi. Where are you from? Ghana. You stay here only for the World Cup? No, I live for the World Cup. So then you finish job, you come back to Ghana? Yeah, sure. Okay. The moment I finish the work, I'll return back to Ghana. What do you think about the World Cup? World Cup, this is an occasion for me, myself, I can never forget. Okay. It's been impressive. The people, the teams, and then the supporters, different people from different background, and I am learning a lot from it. Okay. So it's good. So you work for the company, right? Yeah, sure. Okay. For you, it's true that people died to build the stadium, build the hotels? No, as for that information you haven't heard. You don't? No, I don't know. Okay. Because I don't work in the stadium. This is where I work. Metro this way. Fans on this way. Fans on this way. Fans on this way. You are not bored to repeat many times these things? No? You like? How much hours per day you tell this? 10 hours. 10 hours? You finish the voice, so when you are the number one, my bro. When you go to the sleep, into the bed, you do go to the gym. This way. Invece, cosa ne pensano le persone che accettano questo sistema adottato in alcuni paesi del mondo arabo? Abbiamo deciso di attirarli con la replica della Coppa d'Oro dei Mondiali, chiedendo a loro anche dei soldi. 20 real for this. You are a rich man, you are a lot of money. How much? No, for you. Photo, 20 real. Photo, no, for don't speak English. 20 real, 20. 2-0, real. Capture. For photo. Capture 2 real. No, 2. 2-0. 20? Yeah. Okay, salam alaikum. What's your name? My name is Misfer. Where are you from? From Saudi Arabia. And how long time you stay here? Maybe 1 week. Which team you support? Saudi Arabia, of course. What do you think about the World Cup? It's beautiful and fantastic. What do you think about the people who's died here in Qatar to beat the stadium? Sorry? What do you think about the people who's died to build the stadium, build the hotel? It's good. That. Good? It's good? Sure? Yeah. Are you sure? Okay. I didn't understand your question. Many people that build the stadium died. Is dead. No, that's not correct. I don't think so. You don't think so? It's fake news? This is fake news, and this is Qatar is more safe and people to work here and very secure. So I think this is fake news. Okay. It's not right. Okay. We don't believe that.
What's your name? My name is Mohammed. Where are you from? Qatar. What do you think about the World Cup? Well, World Cup is a great opportunity for the people to get together and get more understand for each culture and each values. And in Qatar, my country, we are very pleased and happy to see the all everybody from all the world. Kafala system. No. What do you think about Qatar's rule and regulation to get the international standard? And I think people here, everybody in Qatar is very happy. They come. Good health system and good regulation to manage all the things. Many people say that the workers in the stadium and the street died. This is totally wrong. Totally wrong. This is just misinformation, I'm sure. And you can get the information from the official resources. Okay. Okay, take care. Thank you. What's your name? Ali. Where are you from? Saudi Arabia. You stay here for the World Cup? Yes. This is the first time here in Qatar? Yes. What do you think about the World Cup here in Qatar? It's good, very good, very nice. What do you think about the kafala system? All this very, very good. The mass media, the television, magazine says that many people built the stadium and the streets died to build this thing. What do you think? It's a fake news or true? Nel mentre chiudevamo l'intervista che avete appena visto, è arrivato questo ragazzo e ci ha detto ciao. Western media say too many people died building stadium. How many people died building America? Belgian king, King Leopold, how many people he killed in the Congo? 10 million. So ask these questions. Okay. Ho voluto chiedere anche degli italiani che sono qui da prima dei mondiali cosa ne pensassero loro di tutto ciò. Una sera il grandissimo Diego ci ha ospitato nella sua nuova pizzeria a Doha, Diego Vitagliano, che è la miglior pizza napoletana a Doha, andateci. Così gli ho chiesto come è partito lui con il locale e cosa ne pensasse del mondiale qui in Qatar. Ho due pizzerie a Napoli, una a Napoli e una a Pozzuoli. Napoli-Inter, febbraio, dopo la partita, Sheikh Abdulaziz Zaltani era ospite di De Laurentiis. Dopo la partita viene a mangiare da me di sabato sera e dopo 5 giorni mi fa contattare dall'ambasciata che voleva fare un progetto con me qui a Doha. Lui è Mr. Mohamed Al-Sadi e io non gli credevo inizialmente, poi dopo si è concretizzata un po' la cosa e ci ho creduto. Sono venuto qui, ho testato un po' il posto, ho iniziato a capire un po' la loro cultura e poi abbiamo avviato il progetto. I mondiali sono molto, molto positivi per il paese perché è un paese che sta iniziando a cambiare qualcosa, attenzione, non nelle loro tradizioni, che loro sono fermamente saldi alle loro tradizioni, ma vogliono capire le altre culture e un po' espandere le idee praticamente. Forse, anzi, il mondiale è più criticato di tutti i tempi, qua, di tutti, la mia, criticare il prossimo è molto facile, però si dice, si predica bene e si razzola male, tantissimi criticano questo posto, la loro cultura e quant'altro, quando poi in casa abbiamo dei grandi problemi che sono evidenti a tutto il mondo, ma parlo in casa come l'Italia, come qualsiasi posto del mondo, cosa vogliamo dire? Criticano che qui si fa una cosa e non si fa un'altra, ok, in Italia vendiamo le sigarette e sopra c'è scritto muri, qui è vietato. In Italia legalizziamo l'alcol, qui è vietato. Tutte le cose che sono state dette dai media per quanto riguarda le persone che magari gli operai che sono morti per costruire... Che qui fa caldo è vero, ma quanti morti abbiamo in Italia sul lavoro? In tanti paesi si lavora senza sicurezza e per costruire uno stadio magari vai giù e puoi anche morire. Attenzione, non sto dicendo che si deve morire per lavorare, sto dicendo solo che sono cose che capitano in tutto il mondo. E può capitare anche a me vicino al forno avere un infarto col caldo del forno, cioè non so se rendo l'idea. Ho avuto anche io tante critiche quando sono andato allo stadio. Sei su uno stadio dove sotto ci sono i morti. Vivo in una città dove sotto c'è la terra di fuoco. È il paese che vai, il problema che trovi. Qui zero crimine, qui lascio casa aperta e vengo a lavorare al mattino. Ci sono pro e contro. Però purtroppo è il primo mondiale che si fa in un paese arabo e quindi le critiche. Come se domani vogliono far correre la Formula 1, ad esempio. Lungomare Calaccio, quante critiche arriveranno dal mondo. Qual è quindi l'idea che vi siete fatti voi dopo questo video? Sono fake news o sono i media a muovere tutto ciò? Fatemi sapere la vostra in un commento.